Temptation Island spiegato in 3 punti. Non c'è bisogno di dirvi che stiamo parlando di una tresciata rara, ma sti cazzi. Ora vi farò una suddivisione in 3 punti su ciò che mi fa morire dalle risate. Primo punto, le persone scelte. Per chi non conoscesse il programma, dei tizi fidanzati vengono suddivisi in maschi e femmine e vengono mandati in posti diversi dove trovano i ragazzi fidanzati delle ragazze single e le ragazze fidanzate dei ragazzi single. Ovviamente per parlare con definizioni tagliate con l'accetta che possano capire tutti. Single fidanzati, capito? Tizi che quando te va bene hanno il quoziente intellettivo di un macaco e stanno lì divisi per passare 21 giorni. Se ci arrivano alla fine, tra le varie tentazioni di questi single che stanno lì apposta, solo per romperti i coglioni. Sono persone che stanno lì solo per provarci. E questa è la cosa più estasiante. Le persone che dovrebbero essere fidanzate credono a tutto, a tutto quello che gli dicono sti tizi, che ripeto stanno lì solo per provarci con te in ogni modo possibile, anche se sei uno scaldabagno. E da turno tutti quanti? Ma questo dopo 2 giorni già me capisce. Ammazzazzi, devi essere un sacco complicata. A una certa ho visto una che, guardando in faccia a sto tizio, che stava fermo come una salamandra, gli dice: sì, te capisco perché non parli, perché tu mi parli con gli occhi. No zia, non parla, perché in questo momento quello, mentre te fissa, sta pensando: ma chissà quante narici avrà un gatto. Ma in effetti queste sono persone il cui ragionamento più logico fatto nella loro vita è stato: per capire se riesco a stare con una persona, mi metto in gioco e lo faccio davanti alle telecamere. Perdonami? Cioè, ma come cazzo? Ma guarda, non gliene faccio neanche una colpa, alla fine sono stati scelti di proposito. È evidente, me li immagino le audizioni. Quanto fa 1+1? Brescia! Bravo, tu entri! Secondo punto, la fiera del doppio standard e dell'ipocrisia. Questi hanno la scusa per ogni cosa che fanno. Perché cioè, è evidente che certo ho schiaffeggiato con il cazzo questa ragazza, eh. È vero, è vero. Ma hey, tu hai guardato quel ragazzo almeno 3 volte durante la serata. Possiamo vedere il video? Guarda, guarda, guarda che sguardo! Cioè, poi vuoi che io non vada a schiaffeggiare con il mio cazzo in giro? Gente random. Ringrazia che non li sia venuto sui capelli. Terzo, la banalità dell'erotismo. E qui la cosa più triste di tutte. Temptation Island è la consonanza sociale di un rapporto di coppia. È ciò che ci dicono da quando siamo piccoli, che deve essere un rapporto di coppia. Esistono solo la coppia ed il singolo etero, un binomio imprescindibile per chi ha la libertà di pensiero, livello festa della famiglia. Cioè, è possibile che nessuno dica, mentre si conosca magari: ah, sto singolo mi piace, siamo con compatibili. A me mi piace farmi caca addosso, a lui piace caca addosso alla gente. Spettacolo, zii. Cioè, nessuno. Poi giocano con troppa facilità con dei termini che definiscono l'essere umano, quale amore, confondendolo con ormoni. Sono cose diverse, zio. Io amo la mia famiglia, ma non me la scoperei mai. Cioè, non più almeno. Gente che sta per baciare un'altra persona è: ma mi devo fermare, perché per me sono più importanti 2 labbra che si toccano che la voglia di farmi montare da tutti i ragazzi nel campo, ma anche quelli fuori. Ragazzi, chiamate rinforzi. Però le nostre labbra si sono toccate? No. E allora vedi, non c'è alcun problema. Oppure: io mi sono innamorata di questa, la voglio sposare, voglio avere dei figli con lei, voglio abbandonare la mia ragazza ai bordi di una strada appena usciti da qui. Aspetta, ma la single l'hai baciata? No. Ma allora sta a posto, zio. Cazzo, ma invitatecimi, vi prego, invitatemici. Io andrei lì con la mia partner, mi scoperei tutto lo scopabile e quando al falò: Vincenzo, ho un video per te, la tua ragazza si è scopata tutta l'isola, sei arrabbiato? E me incazzo sì, me incazzo. E me incazzo sì. E mi incazzo se poi questi video non me li mandate. Scusate, perdonatemi, ma per chi mi avete preso? E perché ha tanto successo? Perché tutti si guardano questo programma? Perché i 3 punti racchiudono noi, la nostra società. Persone. Siamo tutti persone, siete tutti persone. Vi prendete tutti per il culo. Per 2 parole dolci vendereste vostra madre. Vi fidate di chi vi incensa e vi promette unicità ed interesse solo a parole, anche se è stato pagato per farlo. In questo caso con i soldi. In altri casi con la vostra seguente prestazione sessuale. Confondete il viscido con l'audace. E viceversa. Sempre alla ricerca di stimoli basici per saziare la vostra basica emotività. Doppia morale. Quante volte avete visto qualcuna che tradiva il proprio ragazzo ed avete pensato: che zoccola? E dall'affermazione magari di qualcuno lì vicino: ma anche tu hai tradito il tuo ragazzo? Avete risposto: beh, ma io avevo dei buoni motivi. Quante volte vi siete scusati con voi stessi perché i vostri buoni motivi per fare qualsiasi cosa erano di certo più importanti di quelli degli altri? Quante volte? Ma soprattutto 3
erotico. Quanto siete frustrati. Ingabbiamo delle definizioni ampie ed immortali, dei termini immensi come amore, unendole a doppia mandata con le nostre voglie per cercare una scusa per riuscire a sfogarle. Perché ti vergogni a dirle al tuo ragazzo o alla tua ragazza? Perché non vuoi essere giudicato? E allora sei tu che giudichi tutti, chiunque altro. Ed è per questo che ci mettiamo lì davanti, accendiamo il monitor e godiamo nel vedere la nostra vita nello specchio, surrogata da lontano. Non arriviamo neanche ad avere il coraggio di Alice per oltrepassarlo quello specchio dei piccoli bianconigli. E ci metto tutti dentro, anche io. Ma solo perché mi piace vedere il mondo bruciare. Bella.